Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Maker Chef Ricette Digitali. Oggi parleremo di storia con uno dei personaggi che in questo ultimo periodo ci sta affascinando con la storia dell'umanità. Avremo qua con noi di nuovo il professor Alessandro Barberror, ma prima la sigla. D'acciaio, lasciare adessiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, coi cuci, salta, tagli, accendi. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. I progetti storici. Sono stati sviluppati diversi aspetti storici. L'imago imperatoris, l'effigie dell'imperatore, in vita o defunto, che le legioni portavano in guerra e veneravano. Una legione poi produce una mole enorme di documentazione, come lo stipendio, il rapporto truppe oppure corrispondenza. Infine si vuole rappresentare la mappa strategica del comandante, con le statuine a rappresentare le truppe. Tra i vari maker dello Shifab Lab c'è anche Marco, professore di storia. Per far appassionare i suoi studenti alla materia ha intrapreso un approccio creativo e coinvolgente. Insieme a lui stiamo ricreando repliche semplificate di antichi coni di monete romane, modernizzando la procedura di coniatura per renderla accessibile anche ai ragazzi. Nello specifico rappresentano denario legionario di Marco Antonio 32-31 a.C., vittoriato 206-195 a.C. Facciamo entrare quindi questo grande maker di storie e libri, Alessandro Barberror. Bentornato. Buongiorno. Bentornato e benvenuta. A Maker Chef. Buongiorno. Grande gioia in quest'oggi, in questo momento, parlare di storia. La storia è la mia materia. Sono assolutamente ferrato, pronto. Benissimo. Eccoci. Lei è comunque un maker, in questo caso lei è un maker di libri. Ci racconti di questo libro suo storico così importante? Oggi presenteremo il mio libro, che è un libro che parla di storia, dall'inizio della storia al giorno d'oggi, con le grandissime invenzioni. Come della si chiama questo storia. Libro meraviglioso? Il libro si intitola Dalla ruota al cotton fioc. Okay. L'importanza del cotton fioc nella comunità moderna. Salvete! Salvete, si dice. Salvete! Ah, è bellissimo. Salve al singolare, salvete al plurale. Ma te lo chiedo più in qua, veniamo un po' più in qua. Come ti chiami innanzitutto? Allora, vuoi il nome cristiano, romano? Romano. Allora, Marcus Caelius Propugnator. Marcus Caelius? Caelius. Propugnator. Propugnator. Accidenti. Ti chiedo una cosa, io ho sentito... Vai. Che non è vera quella cosa del saluto romano, cioè che non è esattamente ho ragione? Sì. Che è tutta, cioè non è reale, perché quella è un fermo immagine, sì, quello lì. Potrebbe essere. No, potrebbe sembrerebbe essere. Che sia una interpretazione venuta abbastanza male di un quadro del XVIII secolo. Quindi tutta questa storia del saluto romano è una fregatura. Potrebbe essere semplicemente un saluto. Sì, che faceva ciao. Un blocco immagine di un saluto, sì. Perché chiaramente è un quadro. Oppure faceva come Renzi, ciaone. Ah, sì, facciamo una camminata da Renzi, scusa. Eccola. Parlando delle invenzioni, questa invenzione della ruota che tutti noi usiamo quotidianamente, da dove parte? Qual è l'origine? Si sa qualcosa? Siamo nel 7000 avanti Cristo, all'incirca 7000 avanti Cristo, verso settembre, si stava preparando il palinsesto di Mediaset, canale 5, e in quel momento un giovanissimo Mike Bongiorno inventò la ruota. Questa è la storia della ruota. Benissimo, comprate tutti il libro del professor Alessandro Barberror, ma vediamo ora un estratto dal la Maker ruota. Fair del 2021. Ad esempio, la domanda: che cosa abbiamo ricostruito? Gli scudi. Questa sì. È tutta roba nostra, fatta in casa. Ah. Legno rivestito di lino grezzo, come nel caso dello scudo blu, oppure rivestito di pelle, seguendo le fonti antiche che dicevano strato di legno, strato di lino e poi pelle.
Così per aumentare la resistenza dello scudo stesso. Aumentare la resistenza dello scudo. Parlando di antichi popoli proprio con lei, non solo le invenzioni ma anche le idee dei grandi condottieri del passato ci hanno portato alla civiltà d'oggi. Qual è stato un momento chiave dell'intelligenza umana per le soluzioni che sono venute ad oggi? Parlando di condottieri di invasioni importanti, e dobbiamo non dimenticare l'intelligenza di Annibale. Annibale. Annibale che superò le Alpi con gli elefanti. Questa idea geniale di venire sulle Alpi con gli elefanti, che non era tanto un problema per arrivare in cima delle Alpi, ma quanto discenderle. Proprio la cosa che volevo chiederle, ma Annibale con gli elefanti, come è sceso dalle Alpi? Velocissimo. Velocissimo è la risposta che velocissimo. Aspettavamo. Velocissimo. Vediamo un altro inserto dal Maker Faire. Pensa, hai presente Annibale? Sì. Fa un po' di macello in Italia, disastro in tutta Italia, e a un certo punto le varie comunità italiane, italiche, si dirigono a Roma. In questo modo ottengono la cittadinanza romana e i diritti, ma a un certo punto quelli che erano rimasti in patria cominciano a dire: ciao muli, io mi sto in povertà, cosa sta storia che Lori va là e ottiene la cittadinanza e mi sono qua che moro de fame. Perché vedi, lì poi c'è tutto il discorso della caduta di Roma, che non si capisce se Roma è caduta veramente perché a un certo punto ha raccolto troppa cittadinanza, qualcuno dice, mm-hmm. o perché effettivamente erano motivi, cioè vari motivi, qualcuno dice addirittura per problemi climatici. Sì, le abbiamo parlato l'anno scorso, nella mia prima edizione alla Maker Faire, sul fatto delle migrazioni ai tempi dei Romani. Come abbiamo visto, sono stati sviluppati diversi aspetti storici. L'Imago Imperatoris, ci dica, questa effigie dell'imperatore, cos'è nella pratica? È importante ricordare l'Imago Imperatoris, ma è anche necessario non dimenticarsi dell'Imago Zurli. Ma non esiste l'Imago Zurli. L'Imago Zurli, questa è divinità in tutti in azzurra, certo. Attillatissima. È una cosa, e bisogna ricordarsi assolutamente dell'Imago Zurli. Come molto anche questa armatura è stata fatta, sì, da anche noi. Sì, armatura fatta da voi? Sì, le tuniche anche, stessa cosa. E invece per quanto riguarda gli elmi abbiamo dovuto acquistarli da rivenditori specializzati perché è un lavorone. È un lavorone. È un lavorone. E le calzature particolari sono? Queste sono le famose calighe. Se avete presente Caligola era noto con questo soprannome perché ha vissuto per tanto tempo nell'accampamento e la calzatura più economica e adatta a quell'ambiente era proprio la caliga, cioè un sandalo aperto rivestito però sotto di chiodi. Eventualmente il mio ausiliario adesso si girerà e potete notare, ma è tutto pieno di chiodi. In poche parole, sì, queste calzature sono come le scarpe da calcio dei giocatori, stesso principio, in modo tale da non scivolare sul prato, ma c'è la sfortuna. Leggendo migliaia e migliaia di fonti letterarie, si scopre che in Oriente, nel corso di un assedio, alcuni legionari entrano nella città, ma la città ha come pavimento la pietra o il marmo. Bene, quando la caliga entra in contatto con la pietra, la situazione è paragonabile ad andare su il ghiaccio. Avete presente quando fate pattinaggio? Stessa situazione. Si scivola tantissimo. Si scivola. Quindi qui nel pavimentazione, no, di Piazza Unità ancora ci sono dei buchini. Ce la facciamo, ci sono stati eventi che ho la visto paura. Cose che voi umani proprio... non... E anche non la vedo la calzatura migliore per fare un agguato senza essere sentiti. Sì, sì, guarda, tra l'altro, allora, tip-tap. Ecco, tra l'altro sono calzature come da calcio e per fare tip-tap. E sfortuna, aggiungiamo la seconda sfortuna, oltre al tip-tap delle calzature, spostiamo un attimo lo scudo, il legionario, l'ausiliario, aveva alla cintura queste frange che terminavano con dei pendenti. E quindi immaginatevi legionari che marciavano. Si sentono arrivare. E come? Sì. Considerate una legione 4.000 uomini. Quindi
il rumore si sente. Allora, noi insieme a Marco stiamo ricreando repliche semplificate di antichi coni di monete romane, modernizzando la procedura di coniatura per renderla accessibile anche ai ragazzi. Cosa ci può dire in più di questi antichi coni? Ma guarda, io preferivo gli antichi coni, è proprio per una questione anche legata veramente alla tradizione. Quindi stracciatella e pistacchio, due palline, due palline di antichi coni. Come mai voi siete dei legionari? Cosa rappresentate? Guarda, da dove venite? Perché tutto questo? Allora, esattamente non siamo legionari perché non siamo cittadini romani, o meglio, loro non sono cittadini romani. Aia, aia. Perché io sono... Li hai reclutati? Sì, sono ausiliari. Ok. La differenza, breve, allora, i cittadini romani sono legionari. Loro sono stranieri, diventeranno cittadini solo al termine dei 25 anni di servizio. Però, e quindi prima dei 25 anni hanno meno diritto di un cittadino romano? Sì, sono persone di serie B, ad esempio non possono sposarsi, quindi non hanno il diritto di matrimonio. Vabbè, contenti o da decidere, insomma. No, oppure okay. Non possono commerciare. Non possono commerciare. Oppure non possono utilizzare la funzione di ricevere di nuovo la cittadinanza romana. Cioè è una magagna roba, tutta roba da romana. Cioè tu sei straniero, sì, vai a Roma, ti iscrivi alle liste di censo, diventi cittadino romano. L'imago imperatoris, leggo qua, l'effigie dell'imperatore in vita o defunto, le legioni se le portavano in guerra e lo veneravano come fosse veramente l'imperatore. Questi legionari, no? Hanno rappresentato nella storia dell'umanità comunque un simbolo di forza. Cosa ci può dire in più di questi legionari? I legionari hanno lasciato delle tracce importanti della storia nell'umanità. Come dimenticarsi quel manipolo di legionari che noi tutti conosciamo oggi come i Ronchi Dei? Un gruppo di legionari, questi Ronchi Dei, che arrivarono in un certo punto, in un posto, e costruirono con le loro mani un aeroporto meraviglioso. E costruirono un aeroporto, quando videro l'aeroporto si chiesero: cos'è? Effettivamente, insomma, se gli antichi romani, i legionari, i Ronchi Dei costruivano un aeroporto, non sapevano l'utilizzo, perché però erano avanti. Questo è importante, perché gli inventori sono avanti, i maker. Voi avete mai passato per via Fabio Severo? Avete mai sentito parlare di Fabio Severo? Sentito parlare, però entrare nel dettaglio ora avrei difficoltà, lo fai tu. Allora, Fabio Severo era un ragazzo di tra i 20 e i 25 anni. Si trovava a Roma verso la fine del secondo secolo d.C. e stava facendo il suo cursus honorum, praticamente politica. Era questore urbano, praticamente gestiva i soldi della città. Ah. E a un certo punto da Roma capisce che ha trovato un modo per aiutare la sua città, Tergeste. Per questo ricordate, abbiamo anche la sua via. Allora comincia a capire che fuori Trieste, fuori Tergeste all'epoca, si chiamava così, c'erano delle comunità di stranieri, i Carni e i Catali. Allora pensa, la situazione era veramente drammatica in quel momento, perché nessuno voleva fare più politica. Cioè, è diverso da oggi, adesso abbiamo 10 candidati sindaci. All'epoca era difficilissimo trovare qualcuno che andasse a fare politica. Perché? Perché dovevi, appena entrato nella politica della città, pagare una summa onoraria, cioè versa soldi. Cioè, quindi, per entrare in politica dovevi versare soldi. Perché se volevi entrare nel consiglio... Guarda che non è una bruttissima idea sta roba, che bisogna entrare in politica e pagare, no? A proposito di soldati, i legionari, o in maniera più aggiornata, la coorte, no? Questa coorte viene citata anche all'interno dell'inno italiano, quindi i maker di musica e di testo l'hanno portata all'interno dell'inno italiano, no? Ci spieghi un po' cos'era la coorte? Ma la coorte innanzitutto è una grande bufala. Non è mai esistita la coorte, poi l'hanno dovuta mettere dopo perché stava dentro la canzone. È un'invenzione di Mameli, la coorte, per un errore di base. È stato solo un errore, però poi la storia è stata riscritta in base a questo errore. Cioè, ecco, non è un manipolo di 400 soldati, ma è un'invenzione. Siccome il buon Mameli era un ragazzo giovane, inesperto, e lui fece questa canzone, scrisse: stringiamoci a corte.
Fingian si accorte, però non stava nella metrica. Non stava nella metrica. E un suo caro amico gli disse: aggiungi una O. Ah, stringiamoci, giusto, stringiamoci. Ah. E lui sbagliò, spostò la O dall'altra parte e disse: stringiamoci a corte. E da quel momento è cambiata la storia. Da quel momento si è inventata la storia passata. È stata riscritta. Quante volte? La storia dell'uomo è stata riscritta. Se volevi entrare nel consiglio comunale, nell'ordo decurionum, dovevi versare sta somma. Aspetta, poi diventavi edile. Diventare edile significa contribuire alle opere pubbliche, cioè la piazza versa in condizioni abbastanza brutte, versa i tuoi soldi in favore della città, in favore della piazza. E in poche parole la gente era così povera che non riusciva a tirare fuori Skei. E aveva il braccino corto. Ecco da dove è nato che Istria... Te tiri in drio il braccio. Ecco, da visto. Vedi. Quindi trova ste comunità straniere di carni e catali e li trasforma, soprattutto i migliori e Kiga Ibori, li trasforma in cittadini romani. Quindi siamo inclusivi se portano i soldi. Sì, esattamente. In poche parole, giungo alla conclusione. Questi nuovi entrano nel consiglio comunale, quindi già sgancia soldi. Poi diventano edili, sgancia di nuovo altri soldi, mette a posto la città e grazie agli stranieri siamo diventati una città importante. Qualche volta gli aneddoti più belli sono così succosi e nessuno li sa che questo segreto parte da un errore. Grazie Barberror di essere arrivato qui con noi a Maker Faire di oggi. Ci vediamo alla prossima puntata. 2 grammi di silicio, 4 pezzi d'acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così. Un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef. Poi cuci, salta, tagli, accendi, Maker Chef. Ricette digitali, Maker Chef.